Sono Chiara e come lavoro mi occupo di scommesse, ahimè, nel senso che gestisco un'agenzia di scommesse sportive e non solo. E come hobby ho la passione per lo sport. Dunque, io ho cominciato questa avventura con questa bellissima palestra perché ho conosciuto una ragazza che frequentava show e ha capito che nella palestra dove andavo prima non avevo gli stimoli necessari e appunto mi ha proposto questa tipologia di palestra che offre un allenamento secondo me molto particolare che non trovo in altre palestre, in altre strutture. Io amo il ciclismo e appunto non nella palestra che frequentavo, pur essendo un'ottima palestra che offre comunque un ottimo servizio, non raggiungevo quello stimolo e quel grado di allenamento che mi permettesse di avere una resa come dico io. Ho provato, sono venuta a fare una prima prova qui e mi sono innamorata. Per quanto una persona come me, molto motivata già di suo come carattere, perché ho sempre, bene o male, ho sempre fatto sport, ho sempre voluto tenermi in forma, ma avere una squadra che ti segue, che senti che tiene a te, che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi, è una cosa importantissima proprio. Ripeto, e che in nessun'altra palestra o struttura con varie attività mi ha mai offerto. Allora, io avevo due obiettivi. Uno a livello estetico, che insomma non guasta mai, anzi che secondo me è molto importante che se ne dica, perché apprezzare quello che si vede allo specchio è fondamentale, secondo me, per l'umore, per la psiche in generale, per uno stato di benessere totale. Al di là dell'aspetto estetico, anche proprio la resa di fiato e forza per la bici. Devo dire che ho raggiunto un livello fisico veramente pazzesco. E non troppo muscoloso, perché tante gente, soprattutto le donne, hanno sempre paura, no, della palestra perché faccio troppo muscolo e invece l'allenamento qui è proprio modella il fisico al punto giusto. E come resa sportiva perché ho aumentato in un modo incredibile il fiato, la resistenza, la forza e quindi per i miei allenamenti in bici da corsa, cioè al top. Al top. È una soddisfazione incredibile, cioè da brividi, mi viene un po' la pelle d'oca se ci penso, perché da prima una persona pensa di non potercela fare, no? E dice è impossibile, è impossibile, è impossibile, invece è possibile, basta volerlo e basta appunto poi essere seguiti e spronati e incitati per raggiungere gli obiettivi. E sono emozioni veramente, bisogna provarle per capire. E nel giro di un anno ho avuto risultati eccezionali, anzi meno di un anno, 6-7 mesi. E poi purtroppo ho avuto problemi di salute. E quindi ho interrotto, poi c'è stata la pandemia e quindi sappiamo, insomma, un periodo bruttissimo un po' per tutti, per me in particolar modo, perché appunto ho affrontato anche cure molto pesanti e adesso ho ripreso da 6 mesi e in 6 mesi sono quasi tornata a com'ero prima.
consiglierei show a tutti, senza limiti di età, veramente io lo consiglierei già dai giovani, dagli adolescenti fino alle persone anziane. Io volevo portare mia mamma di 90 anni, che purtroppo è mancata 2 anni fa, volevo portarla perché sono convinta che avrebbe avuto dei risultati incredibili, perché lei aveva, ad esempio, aveva il timore, ormai aveva perso la sicurezza nel suo corpo e aveva paura di camminare nonostante non avesse problemi fisici. E siccome vedo qui cosa, che lavoro fanno i trainer con delle persone anziane, sono convinta che se fossi riuscita a portarla avrebbe camminato di nuovo. E questa è stata una cosa che mi è dispiaciuto non poterla fare, ecco. Quindi consiglio veramente a chi, senza limiti di età, assolutamente. E io spero di poter frequentare in là con gli anni proprio. Penso alla forza, proprio alla forza. Io tantissime volte, quando vengo, alle volte è difficile un po' venire ad allenarsi, perché alle volte ci si violenta un pochino, no? Perché tutti abbiamo la giornata in cui si è stanchi, fa freddo, muoversi da casa, anche perché poi non è che fai l'allenamento, vai a casa e stai in divano tutto il giorno, no? Vai a casa, vai al lavoro, sappiamo. Ma è l'idea della forza, perché ti dà forza. Infatti ogni volta quando l'allenatore mi domanda la mia sensazione finale, delle volte io non riesco a esprimerla in parole, perché è proprio una sensazione di forza. Cioè io quando penso a show penso alla forza, che non è solo forza fisica, è forza mentale, psicologica e fisica.